amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Avevamo detto niente più video in macchina, ma noi non manteniamo mai le nostre promesse. Oggi è brutto tempo, è uscito il nuovo panino da Burger King e abbiamo detto perché no. Ci siamo detti infatti perché non andare a provare questo panino che promette cacio su cacio su cacio, perché appunto è un panino pieno di cacio. Stiamo parlando del Cheese Lover di Burger King Svizzera, un panino con tanto formaggio, una salsa al formaggio, pancetta, cipollona cruda e un cheese bun. Nel menù, oltre a questa limited edition, c'è anche uno snack estivo, delle pepite de caprino fritte che proveremo. Prima di iniziare a provare queste prelibatezze uscite direttamente da un caseificio, vi ricordiamo di supportare il canale iscrivendovi, ragazzi, dai che il nostro obiettivo è arrivare a 100.000 iscritti prima della fine dell'anno e solo voi potete aiutarci. Quindi iscrivetevi al canale. Detto ciò, Burger King, arriviamo! Arriviamo! Allora, abbiamo speso 27 franchi e 30. L'euro sta più o meno alla pari con il franco ormai, quindi più o meno sui 26 euro e 80 per un double cheese lover menu large, delle pepite di caprino e un fusion a lion. Aspettative su tante cose da paura. Sì. Inizierei dalle pepitelle. Queste sai che mi attirano veramente un botto. Che poi mi ha detto che ci hanno messo un sacco a fartele, perché effettivamente comunque è estate, magari te mangi la caciotta bollita nell'olio, magari prendi una cosa un po' più fresca. Senti che odore di caciotta? Beh, mi viene proprio il cuore sto beh. Belle però. Molto semplice, delle pepitelle di caprino fritte. Vogliamo fare la prova, non me la del sento. Del filamento? Vorrei sporcare la macchina, vai tu. Vado io? È già dato per oggi. Sì. Rimarrà fra di noi questa cosa, la teniamo segreta? Oh. Ho aperto la lo sportello e ho preso un paletto. Non è colpa tua, era comparso dal nulla, di sì, la verità, infatti, vero? Non c'era fino a poco. Tu hai controllato prima, detto, non c'è niente, apro e il palo malefico è comparso. No, in realtà non è no, filante. Perché non fila perché la non è, capra. No, effettivamente la capra non fila. Cheers! Estive queste. Estivissime. Con un bel mojito e la pepita di caprino. Queste a 40 gradi sotto al sole, se te le mangi ti rinfrescano, sì che è una meraviglia. Sono buone. Sono buone. Anche il caprino comunque c'ha proprio quel bel sapore piccato, no? Lo senti che è... tipo la capra che sta sopra la panca, capito? E non è fritta. Esatto, non è la capra che sta sotto che è morta, quindi... Però è buono, sì. Buono. Non è... Magari se avessero fatto d'inverno sarebbe stato più appropriato, però insomma, non è male da niente. Sono indeciso sul mio voto, dico la verità. Di mezzo punto, perché non so se dargli 7 o 7 e mezzo. Sono un po' combattuto perché... Guarda, facciamo così, per semplificare. Se fosse stato inverno, 7 e mezzo. Vista l'estate, 7. Io do 7 e mezzo perché comunque... Dai, è particolare come cosa. Cioè, 7 e mezzo per la fantasia. Perché comunque, dai, il caprino fritto non è male, no, dai. Non è male. Scusa, sono ancora scosso un po' per il palo di prima che è comparso dal nulla per farti graffiare la macchina. Ti ho detto ti do i soldi per il carrozziere. È vero, è vero. Guarda, si può. Possono... È vero che lui è esagerato, c'è sta tipo un segnetto così, Sì, però è un segnetto a cui io farò sempre caso, tu lo sai, mi conosci. Guarda, si possono dire però tante cose di te, ma non che tu sia tirchio. Questo non si può dire. Poi che mi sbagni anche i sedili con la Coca-Cola, quello è risaputo, però non sei tirchio. Te paga il tappezziere. Andiamo avanti. Quindi qui abbiamo il protagonista di questa recensione, ovvero il Cheese Lover, che è un hamburger composto da un bun al formaggio che in realtà non è bellissimo da vedere. No, è brutto. A parte c'è solo una scozzata di formaggio al centro. Falla vedere. Eccola qua. Quindi proprio così. Rumori fantastici. Poi ci abbiamo della pancetta, delle cipolle crude, dell'emmental, della salsa al formaggio che sta fra i due patti. Infatti è tipo incollata qua in mezzo. Ah no, eccola qua la salsa al formaggio. Eccola, aspetta. Si vede?
Si vede, si vede. Ok. E basta, è tutto quanto, no? È tutto. Come lo vedi? Che mi aspettavo, ma a livello estetico, qualcosina di più. È carico, secondo me può essere buono, però è brutto da vedere. A me sta cipolla cruda che non mi ispira per niente. Ragazzi, visto che vi siete lamentati perché spezziamo i panini a metà e vi vogliamo bene, oggi invece che spezzarla a metà, diamo un mozzico a testa come i vecchi tempi, va mi bene? Mi piace. Non è vero, niente coltello, spezza sto panino. Tra l'altro, per tutti quelli che si sono lamentati, no, perché spezziamo i panini a metà, i primi video che facevamo, cioè mozzicavamo e solo passavamo, quindi raga, erano tempi più semplici, tempi migliori. Tempi migliori. Io tra l'altro vorrei dire agli amici che ci hanno consigliato: ma perché non vi portate un coltello vero? Ma poi girare in macchina un coltello vero, soprattutto passa dalla dogana dall'Italia alla Svizzera. Porco due, ci arrestano. Porco due. E poi ci piace spezzare i panini a metà. Infatti, ma è il tuo lavoro. Sto qui solo per questo. Cioè, no, non perché guido, perché sono simpatico. Adesso c'è uno stacco, c'è la tua controfigura che spezza i panini. Ovviamente, infatti adesso sono l'inquadrata delle mani. Tipo David Duchovny su Zoolander. Poi le mette sotto teca. Brutto. Sì. Brutto vero, questa cipollaccia. Veramente brutto, sì. Cheers. Ragazzi, prima di iniziare a mangiare, ricordatevi che dal lunedì al venerdì siamo su Twitch. Trovate il link in descrizione, seguiteci anche là, facciamo le live, un sacco di cose belle, mangiamo. Mangiamo, cheers. Dopo arriva tutto il formaggio. Sì, è vero. Allora, è stra super caciottoso. Io prima morso sentivo tutta la cipolla, devo essere sincero. Prima botta tutta cipolla, ma dopo è arrivato il formaggio. Comunque la carne svizzera dei fast food è un'altra storia. Poi a me i panini Burger King svizzera mi piacciono un botto, cioè incredibile. Il pane è buono, preso da solo, brutto in culo. Veramente brutto, è tipo sto panino, sto bun è tipo la multipla dei bun. Però mangiarlo è veramente piacevole perché c'è un aroma di formaggio davvero niente male. Comunque la multipla è una macchina comoda da guidare, no? Quindi insomma ha i suoi lati positivi, però è brutta. No, a me non mi è dispiaciuto, non mi fa impazzire, però bello caciottoso. Pure questo forse era più invernale come, beh, direi, come proposta. Nel frattempo che diamo i nostri voti, mangiamo questo nuovo King Fusion al Lion. Non ve lo faccio vedere perché è un po' squagliato, è brutto vero, però deve essere buono questo. Vogliamo lasciare questa qua? No, perché se lo scappelliamo forse riusciamo a usarlo meglio. Aspetta. Oddio. C'è chi lo preferisce con senza l'involucro. Con l'involucro. E c'è chi preferisce i King Fusion senza involucro, scappellato. Allora, un panino brutto ma comodo, proprio come la multipla. Ma a me non mi è dispiaciuto. Bello formaggioso, adatto a un luglio qualunque. Comunque bello formaggioso, ma non in modo eccessivo. Il cheese bun mezzo così così, no? Sai che c'è, che si sentiva il formaggio ma era molto delicato. Quindi comunque in confronto a tutta la caciotta che c'aveva dentro, chiaramente il bun non lo percepivi come tale. Se l'avessimo mangiato a parte invece sarebbe stato proprio gradevole. Però ovviamente nel complesso perde, no, quell'aroma di formaggio delicato che aveva. Però ti dico la verità, la cipolla cruda non l'ho accusata così tanto, mi faceva molta più paura. Invece poi al sapore non era troppo fastidiosa, eccetera eccetera. Io il primo morso invece l'ho sentita un botto, ma perché c'è una fettona veramente ignorante di cipolla, quindi l'ho sentita. Ma dopo è arrivato il formaggio, dopo è arrivato il formaggio, intanto qua mi stacco la palpebra. Sì, la palpebra mi cala. Detto ciò, per me, per farla breve, un panino che funziona non male, mi è piaciuta dai pure l'idea. Comunque niente di stratosferico, però comunque carino, ma mi ha voluto bene così a sto panino. Quindi per me è da 7, dai. Un buon panino ci sta, però niente di insomma che rimarrà nella storia di Junkfully. Decisamente, mi trovi molto d'accordo con te. È un panino buono, rispecchia quello che promette, ovvero cacio, 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 cacio. Parafrasando un grande testa di cacio. Oggi veramente siamo rimedi a denunce e querele da. Abbiamo tanto a luglio, dai, ma andiamo in ferie, raga, può essere che a dicembre chiudiamo, quindi ragazzi, fateci esprimere come meglio vogliamo. Comunque dicevo, un panino che mantiene le sue promesse, al contrario dei politici che citavamo prima. Non
stratosferico, però un panino che si fa voler bene, come hai detto tu. Quindi anche per me è da 7. Questo qua è buono, ma mi sentirei dargli un voto, perché è come se te mangi, non so, latte Lion. Sì, avremmo dovuto provarlo subito per valutarlo al meglio. Sì. Secondo me comunque appena preso è una bomba. Sì. Non mi sbilancio sul voto, ma credo che sia veramente buono. Lo riproveremo e vi faremo sapere sul nostro Instagram. Se ancora non ci seguite, fatelo subito sul profilo @junkfully. Chiudiamo qua, amico mio. Chiudiamo qui, ma prima vi ricordiamo di mettere like, commentare, condividere e soprattutto di iscrivervi per farci arrivare a questi maledetti 100.000 iscritti prima della fine dell'anno. Direi che Tokyo Redoppiato è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video. Quindi che fai? Vuoi chiudere? T'azzardà? Guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vediti un altro video.